Un progetto di rilancio per la Romagna è ciò che è stato presentato al TTG 2023 di Rimini da Fiavet Emilia Romagna e Marche, in collaborazione con APT Emilia Romagna e articolato in una serie di attività, tra cui un educational tour che ha coinvolto istituzioni ed agenzie di viaggi italiane per non dimenticare le difficoltà che i colleghi romagnoli hanno avuto e stanno tuttora affrontando a causa dell'alluvione di maggio. A seguito di eventi calamitosi che sono successi questa primavera, noi abbiamo pensato a due direttrici. Da una parte sicuramente sostegno, un piccolo sostegno che la nostra associazione ha dato alle aziende direttamente colpite, ma soprattutto il rilancio, la ripartenza, e quindi abbiamo coinvolto immediatamente il nostro sistema di turismo organizzato, i migliori tour operator che sono a noi associati, ma anche non solo, li abbiamo invitati in questo territorio, nei nostri territori, a fargli scoprire una Romagna forse diversa, un po' meno nota, ma ugualmente bella o forse anche più bella, possiamo anche in qualche maniera dire, non solo dei territori ma anche delle eccellenze delle aziende che sono su questo territorio. È un cultura autentico, per esempio siamo andati a San Patrignano e essere più a nudo di così nell'anima e nel cuore a San Patrignano non si può essere. Abbiamo vissuto anche questo. Il bando è fondamentale per il rilancio, da qui parte la vera ripartenza nelle risorse messe a disposizione ovviamente, nelle modalità attuative che devono essere chiare e impiegabili il più possibile a tutti, ma su questo io confido che sia la Regione ma anche l'APT si mettano a disposizione come l'hanno fatto in questi giorni, in queste settimane. Abbiamo portato 25 operatori per fare capire che bisogna aiutarsi tra di noi nei momenti di bisogno, e in questo momento la Romagna ha bisogno del nostro appoggio e Fiavet non poteva esimersi dall'essere presente, dal partecipare a questa esperienza, bellissima esperienza che abbiamo vissuto in questi tre giorni. Il turismo che si sviluppa in Romagna non si sviluppa in nessun'altra parte della nostra Italia, purtroppo perché come costi, come organizzazione, come movimento, sicuramente siete molto molto organizzati e molto all'avanguardia. Fiavet esiste da 61 anni, noi lavoriamo in silenzio, tranquillamente facciamo il nostro lavoro nell'interesse delle agenzie, ma non delle 1500 agenzie che sono associate, ma di tutte le agenzie che siano associate o no, perché quello che otteniamo non lo otteniamo solo per i nostri, lo otteniamo per tutti. Un momento importante anche per promuovere e sostenere il futuro del turismo in Emilia-Romagna, creando sinergie come il bando Bus Operator 2024, di cui APT Emilia-Romagna ne è l'autore principale. Oggi noi abbiamo provato a risensibilizzare i nostri operatori, i nostri incamisti rispetto a questa nuova opportunità che rinnoveremo proprio a brevissimo con l'approvazione del nuovo piano di APT Servizi entro la fine di novembre, quindi daremo questa nuova opportunità agli incamisti che portano bus operator in Emilia Romagna, quindi nuovi turisti nelle nostre spiagge soprattutto, daremo un incentivo per ricomunicare il brand del territorio. Quindi abbiamo dato quelle che sono le linee guida per poter accedere a questi incentivi sulla comunicazione per favorire il riempimento dei bus operator. Quindi ringraziamo la Fiavet nazionale, la Fiavet regionale dell'Emilia Romagna che ci ha consentito, per così dire, di incontrare gli operatori e di potergli già presentare in questo momento quelle che sono le caratteristiche che dovranno seguire per poter accedere a questa importante iniziativa. Questo è un'azione di promo-commercializzazione, saranno delle delle piccole campagne di comunicazione in collaborazione in particolare con bus operator, quindi agenzie e tour operator che lavorano nel campo appunto del turismo organizzato e che ci porterà assolutamente una ulteriore possibilità di incrementare la nostra visibilità, la promozione del nostro territorio. Una Romagna anche poco conosciuta appunto, una Romagna che parla
anche al cuore, una Romagna che fa e che in qualche modo offre esperienze. Ecco, questa è una grandissima opportunità, non solo per i nostri operatori, i singoli operatori che offrono appunto delle esperienze, e la nostra, quella di enti di promozione turistica, è quella di valorizzare queste esperienze all'interno per esempio di fan trip e duck tour, e quindi campagne mirate proprio per dare questa visibilità.